Crecchia! Il pesce che si mangia con le mani e non con la forchetta vi invita all'ascolto di tutto il mondiale minuto per minuto dallo studio centrale Roberto Munna Cocuzzi ed Enrico Lancia Spruzzi. Ore 16:30, stadio comunale, partita del mondiale. Brasile e Giappone, arbitro Uzzo Pepetone, spettatori in quantità, io, to suodo, to nonna, to zia e Tomà. Per dovere di cronaca vi comunichiamo le formazioni delle squadre che oggi scenderanno in campo. Brasile. Pinò, Curò, Scatò, Sceche, Pepe e Luvè, Serginho, Caligno e Mutigno, La Paz, Purrazzo e Marazzi, come allenatore un pezzo di Lazzarone. Giappone. Samurai, Tamutai, Tachunkai, Yoku Poku Mayoku, Orino sopra i muri, sopra i tetti di Nenge, Cimpinciu, Shankace, Suzuki e Kususuka Loma Matina, numero 16 Kakapoko, numero 14 Messa in Moto, allenatore Isatakura Katekaki. È iniziata la partita, Samurai a Tamutai, Tamutai a Samurai, Samurai a Tamutai! Scemone, donne vai? Va a posare la palletta a Siat, Tannaki, ti gira e vai a caccia a Siat. Ma ecco che la pelota viene intercettata a centrocampo dai Carioca. Minchia, come Yuaka, come Yuaka! Curò passa a Scatò, Scatò passa a Pinò, Pinò passa a Curò! Ma che ubron bron! Ed ecco che interviene l'arbitro Pepitone e fischia un fallo di ostruzione a favore del Giappone. I giocatori del Brasile protestano animatamente. Infatti vediamo Gersigno, Mutigno e Caligno che ci dice dall'arbitro. Ma che Kegno, Kegno, Kegno! Batte la posizione il Giappone con Samurai e la picco Brasile non passa per i guai. Scusa Mary, scusa, mi senti? Sono Ciotti. Ti sento forte e chiaro, ti passo la linea. Grazie. Io ti interrompo per comunicarti che proprio in questo istante Schillaci ha sostituito Carnevale e vediamo dalla faccia che ci ha risolto troppo male. Infatti manda quel paese a Zeglio Vicini, che a sua volta ci dice per che io ti rompi il rene. Va settatolato a Viale Marocchi e comincia a cantare Profumi e Balocchi. Riprende la partita. L'Italia avanza a tempo di danza. Giannini riceve un traversone d'effetto, stoppa di petto, spara un soletto e va picchio un brigatini di carabinieri in talla in meatto. Ma ecco che finalmente il duo Baggio Schillaci si piglia di coraggio. Avanza con Totò che la faccia di Salvaggio. Si ferma, sa che sia, tappa sia, piglio specchio e si calia. Metti mano in ta sacchietta e sa domani si calietta. Interviene l'erbo zapazò e addivento un coinotò. Esce a voli cartellino e t'ammonisce a decoscene. Non si fuma in mezzo al campo, io ti butto fuori al lampo. Ma vedi che sei Pedro Francesco come uccavi coinatese. Se io scavecco te so col sangue che è un coinotò e pezzi di fango. E infatti scavecare, dicevo pazzo, tutto scaro, pinutaccio, faccio guaita, procurare lo scalecoeta e si misero a cacciare finché giunta a tarda sera all'arbitro pigliaro come un cervo a primavera. Il pubblico è in subbuglio, dalle gradinate arriva un fitto lancio di frittate. Dalle cipulle vola una scaipa, un accendino, una cascina di vino, una bottiglia di passito, una porzione di bollito, luce giallo sottacito. Una carrozzella abbandonata, una rosa spamponata, una piccioletta di frittata, una pollina di pepe, la bomboletta e de, fucca il pito puro, tanuzzo muto, ci venne la voce a desse. Mega cena di cornuta. Per renderci conto effettivamente dell'accaduto, pregherei la regia di far rivedere il tutto alla Moviola Telebin. Moviolone. Vediamo dei popolari alcuni tifosi esagitati che inveiscono contro l'arbitro Votrò. Infatti notiamo Tanuzzo Muto che comincia a sollevare il braccio destro verso l'alto, porta la mano sinistra in avanti. Stoppiamo un attimo, torniamo indietro. E adesso ve la facciamo vedere l'azione a 78 giri. Ma che a me? A 150 giri. Ma che a me? A 33 giri. Ma che a me? Vediamo Tanuzzo Muto che comincia a sollevare il braccio destro verso l'alto, porta la mano sinistra in avanti per poi effettuare una rovesciata all'indietro nelle parti basse del teleschermo e dice presta poco così. Macchia becchia. Ora se voi pensate che la frase di Tanuzzo sia stata macchia milinciana, fate una telefonata a chi l'ha visto. Viceversa, spedite tutto su cartolina postale con il vostro nome, cognome, indirizzo, data di nascita, maternità, paternità, titolo di studio, agglomerato industriale, codice fiscale, statale 113, ufficio tasse e imposte, IVA, UVA, EMPAS, IMPS, UPM, Standard, CGL, CIS, WIL, Cainite, Marine, Interquenne, Interline, Buffetto, Pippetto, Stunzichi, Fuicchiette, Spaghetta, Scheletta, Va Fatti, Quasiette, indirizzate tutto ad Aldo Biscardi, Manfredone, a Gianni Brera,
ricevete a casa un tubetto di pomata per i morloni e pagatiera! Il piave mo' in modo, va a tagliati i capiti, zon zon!